Beato Edoardo Materiali Ferrosi. Il più grande magazzino nel Triveneto per disponibilità di laminati, trafilati, tubi, lamiere, travi e profilati. Servizio di taglio e trasporto, con consegne puntuali e veloci in tutto il Veneto. Dal 1933 Beato Edoardo Materiali Ferrosi, a Santa Maria di Sala, Venezia. Beatosrl.it. Sempre di più e la lira cede e precipita giù. Svalutation: cambiano i governi, niente cambia lassù. C'è un buco nello stato dove i soldi vanno giù. svalotation. Gentili telespettatori di Prima Free e di Internet, ben ritrovati di cuore anche oggi. Con la nostra opinione giornaliera che vi aggiorna, che vi informa e che vi fa un po' di buona compagnia. Notizia del giorno, fresca, fresca. La Russia ha dichiarato fuori legge il mondo LGBT. Per chi non sapesse, è un mondo che riguarda... Gay, lesbiche, transgender, un mondo un po' particolare, eh? viva la libertà di amarsi, faccio questa premessa importante. Io non sono un banchettone. Appartengo un po' alla vecchia guardia e non mi vergogno di dirlo. Però saluto con gioia, anzi, tre colpi di maglietto merita questa notizia. Non scherzano da quelle parti, si è pronunciata la Corte Suprema, ci ha messo del suo Putin logicamente, ma i giudici hanno stabilito e ora definiamola con queste sconcezze. Si possono verificare in Europa, in Italia, le manifestazioni del mondo LGBT, ma non in Russia. Ecco perché Putin è un grande. Ma dove sta scritto che una società debba soggiacere ad una minoranza? Dai, parliamoci francamente, hanno ragione i russi. La Corte Suprema ha deciso... Di reagire è fresca, di stamattina. La notizia la verificherò meglio. Nei, nei prossimi giorni per trarre qualche spunto prezioso da mettere. Poi in ghiacciaia, si parla della deriva del mondo occidentale. Hanno ragione. Tu non puoi vedere gente seminuda per la strada. Non puoi vedere gente che fanno l'amore in maniera anomala, contro natura, per la strada. Non puoi vedere due uomini che si baciano in bocca per la strada, davanti alle persone. È uno stravolgimento dei valori tradizionali. Ecco perché ho salutato... Lo confesso, oltre che con gioia, con grande interesse, la decisione della Corte Suprema della Russia che ha messo al bando il mondo LGBT. Sono considerati fuori legge gli atti osceni che fanno i diretti interessati. Come fai a non parlare bene della Russia, di Putin? Io sono sempre del parere che ognuno di noi ha il diritto di fare l'amore come ritiene più opportuno. Ribadisco questo concetto. A me piace andare con una donna, ma ve lo giuro, nulla vieta ad un uomo di accoppiarsi con un altro uomo. Nulla vieta a una donna di andare con un'altra donna. Ma come sottolineo io da anni, lo devono fare con rispetto degli altri, che si amassero H24, cioè per 24 ore in una stanza. e eh, Dai, dai, fai l'amore, forte, forte, forte. Tutto quello che vogliono loro, ma in separata sede. Anzi, sono contento che ci possano essere persone che fanno l'amore H24, ma con contegno. Il mondo occidentale da tempo ha perso i suoi valori. In nome di quel maledetto pensiero unico, compagnucci, avete contribuito a rovinare il mondo e in particolare la mia Italia, con quelle vostre idee particolari. Dai, stai attento, Enzo, non usare espressioni ingiuriose. Io critico ma non offendo nessuno. Sono dalla parte della Russia. Se dipendesse da me, lo confesso, anch'io metterei in Italia al bando fuori legge il mondo LGBT. E chiamatemi razzista, chiamatemi fascista, chiamatemi conservatore, chiamatemi all'antica, chiamatemi retrogrado. Sì, sì, lo sono per il significato che io attribuisco a questa situazione cancrenosa. Hanno cambiato tutto nella vita. Per essere moderni si va contro la natura e io mi ribello a questa situazione. Io non sono un pecorone, non faccio come fanno gli altri, rispetto sì gli altri, ma mi distingo dagli altri. Adesso ritorno per un attimo a parlare della magistratura. Ho salutato con favore quell'idea. Perché rimarrà tale solo idea eh, di contrastare il potere giudiziario. Quante ragioni che hanno da vendere Guido Crosetto e Carlo Nordio, rispettivamente il primo ministro della difesa, il secondo ministro della giustizia. Ci sarebbe l'idea di riformare, ma hanno di fronte il muro della magistratura. Secondo voi, dai, serenamente, con il massimo rispetto che io possa e debba portare all'ordine giudiziario, non mi stancherò mai di dire che ho sempre... Adorato Giovanni Falcone e Paolo Borsellino sono stati per me i punti di riferimento, i due valorosi magistrati siciliani. E da anni nelle mie trasmissioni faccio sempre vedere la coppia Falcone e Borsellino. Quindi io apprezzo il lavoro dei giudici, però per un po' di giustizia, quando ci sono errori macroscopici, e quando c'è il dolo, attenzione: quando c'è il dolo, secondo me, sommessamente, anche i magistrati dovrebbero pagare se. Il povero Pinco Palla paga davanti alla legge per i suoi sbagli. Perché il magistrato non deve pagare? Loro giocano con la vita delle persone. Quindi se ci fosse veramente coraggio, se ci fosse l'intenzione di cambiare, se ci fosse veramente l'idea di riformare la giustizia, si dovrebbe prevedere anche la colpa del magistrato quando sbaglia, invece nulla di tutto questo sono al di sopra delle parti, non c'è potere esecutivo del governo, non c'è potere legislativo delle Camere che valga quanto quello giudiziario, il potere giudiziario per me è il più forte in Italia, in pochi minuti ti mandano in galera. E l'altro giorno facevo riferimento a quel caso clamoroso che riguardò una persona che io stimavo tantissimo, Enzo Tortora. Quel bravo presentatore, giornalista, modesto, pacato, rispettoso, è morto. Il tumore gli è venuto per il dispiacere. È bastato una dichiarazione di un pentito, di un pentito, eh? senza prove circostanziate. I magistrati l'hanno condannato e allora ho trovato nella mia ghiacciaia una locandina che riporta la frase che disse Enzo Tortora ai magistrati. Pregherei la regia di Giovanni Stoppa di intervenire documentalmente. Grazie, signori della Corte, io sono innocente. E spero dal profondo del mio cuore che lo siate anche voi. In maniera fortemente provocatoria disse queste cose. Poi tutti sanno come è finita la storia. Mi fermo una manciata di secondi. Nei supermercati Ali puoi trovare ogni giorno la qualità e convenienza dei prodotti locali che con la nostra filiera corta e controllata arrivano freschi e buoni a casa tua. È il nostro impegno per rendere migliori l'ambiente, il territorio, la spesa e la vita di ogni giorno. Fino al 10 dicembre approfitta delle offerte sottoprezzi in tutti i nostri supermercati e online su aliperme.it. Ali supermercati, migliora la vita. Vuoi migliorare l'efficienza termoacustica del foro finestra e ridurre il tempo di posa in opera del tuo serramento? Repack, azienda leader con ventennale esperienza nella lavorazione dell'EPS, ha brevettato Shutterbox, l'innovativo sistema monoblocco termoacustico. Con Shutterbox, Repack garantisce la soluzione a tutti i problemi di posa ed isolamento termico e acustico del vano serramento. Repack. La risposta qualificata per serramentisti e professionisti. contattici, abbiamo la risposta su misura per te. REPAC è a campo d'Arsego, Padova. www.repac.it. Ben ritrovati, gentili telespettatori di Prima Free e di Internet. Ricordo, a beneficio di chi mi vedesse la prima volta, che io, oltre a questa rubrichetta molto leggera, l'opinione di Enzo Spatalino che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì, in prima battuta alle 20.30 e in replica alle 6 del mattino successivo, conduco un'altra trasmissione, la Voce d'Italia. Perché la Voce d'Italia? Perché grazie al canale 170, canale nazionale del digitale terrestre, andiamo... Un po' in tutta Italia, quindi seguitemi anche con questa trasmissione. Io informo da lunedì al venerdì in rigorosa diretta dalle 18.30 alle 19.45, con ospiti in studio, con la possibilità dei telespettatori di intervenire. Se non trovate subito il canale, perdete qualche secondo per effettuare la risintonizzazione dei canali. Poi, se volete comunicare con me, scrivetemi sul profilo Facebook e non sulla pagina, non la guardo quasi mai. E poi un invito ai miei fedelissimi. Per favore, iscrivetevi ai miei canali, soprattutto YouTube, siamo in tanti. Più siamo e più contiamo, e poi Telegram. Vi faccio vedere questa bella, anzi, no, prima di chiudere con la locandina per ridere un po', volevo ricordarvi che non era una balla quella che ho detto ieri, parlavo di questa commistione anomala contro natura del Vaticano con Luca Casarini. Un'inchiesta fatta dal periodico Panorama ha evidenziato delle vergognose situazioni, denaro del Vaticano, denaro della gente, le offerte venivano date a quel signorino. È implicato, se non sbaglio, il vescovo di Modena, chiedo scusa, Erio Castellucci. Io non guardo mai, perché vado a braccio, ma non ricordavo le generalità del vescovo di Modena. Signor Castellucci, Monsignor Castellucci, ma non si vergogna. Era proprio il caso di aiutare Luca Casarini. Io mi vergognerei, io non potrei mai fare una cosa del genere. E chiudiamo con un appello alle femministe. Si stanno ancora stracciando le vesti per il famoso patriarcato. Ma non vi vergognate, fate ridere i polli. Chiudiamo con questa bella locandina. Alcune donne... Guardate come vanno vestite da quelle parti là. Questa è la cultura dell'Islam. È chiaro, è una battuta, no? Ma io la riporto a voi così come è riportato sulla locandina. Se sei italiano è patriarcato, quindi si parla di patriarcato con tutte le conseguenze che ci sono state. Se sei musulmano invece è cultura. Avete capito il significato? Qui si parla di patriarcato in maniera inopportuna. Invece per loro, che sono coperte, che vanno in giro in una maniera vergognosa, è la loro cultura. Il bello e il grave è che ci sono dei giudici che danno ragione a quella gente, li giustificano, perché è la loro cultura. Ma viva è Dio! che tutto ciò succedesse dalle loro parti. Non mi meraviglierei, è la loro cultura. Ma in Italia non ci potrà mai essere spazio per queste cose assurde e vergognose. Povera Italia, faremo una brutta fine, è solo una questione di tempo, credetemi. Grazie. Di cuore per la vostra cortese attenzione, grazie ai miei sponsor e un grazie anche al nostro regista Giovanni Stoppa in cabina di regia. Arrivederci.